nel 2023 il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buon anno 2023. Il Signore è con noi. Il Signore dal mattino ci dona la luce. In queste prime ore del nuovo anno possiamo sperimentare con gioia la benedizione di Dio nella Sua parola, che costruirà per noi e creerà cose nuove in questo nuovo anno. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 2, 16-21. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Amen. Carissimi, oggi, all'inizio di questo nuovo anno, i nostri orecchi hanno udito Luca 2, questo annuncio. Abbiamo udito la buona notizia che ci accompagnerà per tutto l'anno. Qual è questa buona notizia? Quella che riferiscono i pastori a tutti quanti. Si sono stupiti delle cose viste, udite, ma soprattutto di Gesù Cristo, di questo bambino. Maria custodisce tutte queste cose, meditandole nel proprio cuore. Ecco che all'inizio di questo anno è Maria che ci indica uno stile di vita da avere per essere sulla terraferma, per essere sopra la roccia, per vivere un anno con la casa nostra costruita sopra delle fondamenta stabili, che sono una roccia, che è Gesù Cristo. Lei, all'udire la testimonianza dei pastori e delle persone che vengono a vedere e ad adorare il bambino, lei custodisce tutto quello che sente, che vede e che testimoniano, perché tante cose sono nuove per lei. Sente i pastori che avevano ricevuto un annuncio da parte dell'angelo, degli angeli. Sentono i magi che testimoniano, che hanno seguito per tanti mesi la stella fino a giungere lì a Betlemme. E lei custodisce tutto questo nel proprio cuore. Custodisce la promessa di Dio che si è realizzata. Ecco la via come vivere, iniziare nel modo più bello il nuovo anno. Iniziarlo bene, con il primo passo fatto in un modo, potremmo dire, perfetto, con fiducia e pieno di speranza. Dio è con noi. Custodiamo la sua parola, custodiamo la sua promessa. Dio sarà sempre al nostro fianco, mai ci abbandonerà. Ma oggi abbiamo addirittura, nella prima lettura del libro dei Numeri, una benedizione, che è la benedizione sacerdotale, una formula che era affidata ai sacerdoti di Israele e che noi oggi accogliamo. È una formula dove è presente il tema
del vedere il volto di Dio. Vedere il suo volto. È l'esperienza che facevano anche i sudditi in un regno, in quel tempo. Vedere il volto del re significava vivere bene. Ma per noi, pensate, vedere il volto di Dio significa ricevere il dono della pace, della sua protezione e della sua sicurezza. Numeri 6. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti e direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace». Possa essere così questo nuovo anno, un anno in cui noi facciamo una nuova esperienza di Dio. Perché non basta una volta sperimentare il suo amore, avere un'esperienza di come Dio ci salva, interviene nella nostra vita, ma Dio è inesauribile. Ogni giorno possiamo sperimentare parte del suo amore, della sua onnipotenza, della sua fedeltà, della sua presenza, sperimentare di vedere il suo volto e la pace che mette nel nostro cuore che dura per sempre. Custodiamo come Maria questa pace. Custodiamo Gesù Cristo dentro di noi. Custodiamo la sua parola. Amen. Quanto è importante. E allora insieme preghiamo. Preghiamo con il Salmo 66, il Salmo di oggi. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodiamo, oh Signore, per questo nuovo anno, perché tu sei con noi. Ti lodiamo perché tu fai splendere oggi e per tutto questo anno il tuo volto. Io ti chiedo, fallo brillare nella mia vita, perché i miei occhi ogni giorno abbiano quella luce che è la tua luce, che porta speranza, che porta gioia e che dona agli altri un nuovo entusiasmo di seguirti. Grazie perché sei un Dio fedele, un grande amico, tu sei il mio Signore. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora con grande fiducia proclamiamo lo slogan di oggi. Nel 2023 il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. E questa benedizione la possiamo fare anche tra di noi, nelle nostre case. Prendete Numeri 6, mogli con i mariti, genitori verso i figli, figli verso i genitori, tra amici. Questa benedizione possa accompagnarci tutti i giorni di quest'anno, perché Dio è con noi e al nostro fianco. E io vi voglio anche donare una bella testimonianza sulla scuola biblica che inizia proprio in questo mese di gennaio, riprende per il terzo anno consecutivo, una scuola online dove molti hanno fatto delle esperienze forti. E vi leggo oggi la testimonianza di Ivana. Carissimi, ecco una mia piccola riflessione personale sul corso biblico. Studiare la Bibbia mi ha permesso di imparare molte cose nuove, di cambiare anche la mia vita in meglio, donandomi una speranza per il futuro. Ma soprattutto, la parola mi ha aiutato a vedere Gesù come un amico.
Inoltre, approfondendo alcuni argomenti, ho saputo trovare le risposte a moltissime domande. Lo studio della parola di Dio mi ha anche aiutato a migliorare la mia capacità di comunicare con gli altri. Inoltre, ho capito l'importanza della conoscenza della lingua biblica, il contesto letterario storico e contenuto, anche se non nascondo di aver avuto difficoltà proprio in queste lezioni. Ringrazio di cuore tutti per avermi dato la possibilità di approfondire la parola di Dio. Un abbraccio, Ivana. Grazie a te, carissima Ivana, per la tua testimonianza che ci sprona in questo anno 2023 ad iscriverci a questo corso biblico, molto semplice, ma mese dopo mese ci accompagna. Le iscrizioni le trovate sul nostro sito. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine.